e gli archeologi che ancora continuano a cercare, tra le sabbie del deserto, tracce utili a svelare i misteri dell'antico Egitto. Tra tanti nomi, uno però è particolarmente legato alla città di Abydos, quello di Dorothy Idu, più nota come Homo Sapiens. La sua è una storia affascinante che qui raccontiamo. Sempre stata considerata una delle più splendide, ma anche la più misteriosa e impenetrabile. È molto difficile capire la mentalità di questo popolo, analizzare la sua religione, perché le sue divinità non sono solo delle figure ultraterrene, ma dei veri concetti morali, universali, filosofici, metafisici, che si addicono alle azioni dell'uomo. Trovandoci ad Abydos, noi ci troviamo in uno dei luoghi più sacri e antichi dell'Egitto. L'impressione che si coglie entrando in questo tempio è veramente il luogo dove si recepisce tutto quello che c'è di più sacro in Egitto. I rilievi di Seti, questo pensiero che unisce l'umano al divino continuamente. Un tempio unico in Egitto. In Egitto noi generalmente vediamo un tempio dedicato a una dea, a un dio, a una triade, ma da nessuna altra parte, né in Egitto, né al mondo intero, noi vediamo un tempio dedicato a sei divinità. La settima cappella era dedicata a Seti, ma che non vi tragga in inganno, Seti non ha voluto divinizzarsi. Noi lo vediamo ad Abydos, umile, genuflesso, ossequioso verso i suoi dei. Lui desidera solo la protezione di queste divinità. Vivevo forse anche di riflesso di questa figura così importante per Abido e per l'Egitto. E finalmente vediamo venirci incontro una donna, ormai molto avanti negli anni, vecchia, raggrinzita, ma mi dispiace pure dire raggrinzita, perché appunto leggendo dei suoi primi anni di vita in Egitto, noi sappiamo di una donna inglese, robusta, alta, vigorosa, piena di entusiasmo, e poi tutta questa gente intorno a lei, e lei molto benevola, nonostante si dica di lei che abbia un carattere scontroso. L'importante per Homo Sapiens era capire che le persone che erano lì si avvicinavano al tempio di Abydos con rispetto, perché per lei il tempio era un luogo sacro. Lei entrava all'interno del tempio scalza, lei versava ancora delle offerte, delle libagioni. E così per chi se lo meritava, e io ho avuto questa fortuna di essere portata all'interno di questo luogo sacro con ogni cosa. Il suo nome, una bambina di 3 anni che ruzzola dalle scale della sua villa a Londra, batte la testa e rimane incosciente. La mamma è disperata, chiama il medico che arriva e dice che la bambina è morta. Avvertono i parenti, mettono la bambina sul letto e dopo mezz'ora, quando torna il dottore
con l'infermiera e il certificato di morte, trovano la bambina seduta sul letto con la bocchina imbrattata di cioccolata, bella, sorridente e riccioluta. La bambina aveva allora 3 anni, ma dopo questa caduta inizia ad avere dei sogni molto particolari. Sogna di un edificio con colonne. Via al British Museum e si portano presto questa bambina. Era abbastanza irrequieta, ma una volta arrivata al British e accanto all'ingresso della galleria dell'antico Egitto, questa bambina sembra essere animata di una vitalità estrema e si aggira intorno a queste statue, baciandole, abbracciandone i piedi, con una gioia negli occhi e nel cuore che i genitori non li avevano visti. E poi si mette dolcemente accovacciata accanto a un sarcofago e dice che vuole rimanere lì. Qualche tempo dopo, il papà, passando davanti a una libreria, vede un'enciclopedia per fanciulli. Pensa bene di acquistarla per la bambina. In questa enciclopedia c'era certamente la sezione dedicata all'antico Egitto. E Leon Sethi, ancora bambina di 4 anni, non sapendo né leggere né scrivere, era affascinata però da quello che vedeva e chiedeva a tutte le persone, gli ospiti che arrivavano a casa, di raccontare, di leggere qualcosa per lei riguardo all'antico Egitto. I genitori spesso la trovavano piangente sotto il tavolo, dicendo: «Io voglio tornare a casa mia, io voglio tornare a casa mia, ma figlia mia, casa tua è qui». No, casa mia non è qui, casa mia è in Egitto. Museum. E vedendo il suo interesse è attratto anche Sir Wallace Budge, che è un eminente egittologo e allora direttore del British, e mi chiede: ma come mai questo interesse per l'Egitto? E lei risponde: voglio imparare a leggere i geroglifici, ti aiuterò io allora. E inizia questa, si può dire, collaborazione bella tra questo personaggio, che era anche lui un personaggio con questi capelli bianchi, molto robusto, ma una figura di papà bonario, e questa bambina, ormai giovane adolescente, che imparava prestissimo tutti questi segni geroglifici. Che studiava a Londra, è figlio di una ottima famiglia della borghesia egiziana. Corrispondono per un anno e si sposano un anno dopo. E così, arrivata in Egitto, il papà del marito gli dà il nome di Bolbol. Bolbol significa usignolo in arabo, Bolbol Abdelmegid, moglie di Imam Abdelmegid. Ma chiaramente Dorothy Haidi non era assolutamente la signora della borghesia egiziana, perché non appena arrivata in Egitto, non solo si è rifiutata di abitare nel quartiere residenziale dove abitava la famiglia, ma ha voluto la casa nei pressi di Nazlet El Semman, che è un quartiere vicinissimo alle piramidi e alla Sfinge.
arriva dunque in questo luogo, immediatamente mette la tunica egiziana, la galabeia, si toglie le scarpe, adotta dei gatti, ai quali dà loro il nome di antiche divinità egiziane, e corre verso le piramidi, e scala queste piramidi, ed è completamente affascinata da questo luogo. La conoscono poi certamente non solo i guardiani, ma anche gli eminenti egittologi dell'epoca, tra i quali Selim Hassan, Ahmed Fakhri, Labib Habassi, e sono dei grossissimi nomi dell'egittologia egiziana. Il Dipartimento delle Antichità la assume e lei comincia ad aiutare questi egittologi, ricomponendo, traducendo, leggendo, scrivendo. Intanto ha il suo bambino e lo chiama Seti. In Egitto c'è ancora un'usanza, un grande rispetto verso le donne sposate, verso le donne maritate. Non si dà mai il nome vero della donna, ma la si chiama con il nome del figlio, la mamma di, per cui Bolbola Abdelmegid diventa Om Seti. E così è rimasta fino alla sua morte. Il padre però, vedendo che era impossibile far crescere questo figlio accanto a una donna che aveva tutt'altro interesse che crescere il bambino, ha preferito portarselo via. E la legge in Egitto è assoluta, il bambino deve stare con la mamma fino all'età di 11-12 anni, ma invece in questo caso il bambino è andato col padre. Allora lei si può dedicare a tutto quello che è la sua passione, l'Egitto e la sua storia. Il giorno in cui lei prende la sua valigetta e si avvia con il treno verso il sud dell'Egitto. A riceverla è un rassier, un guardiano, con un asinello. E un Seti gli chiede, ma per chi è questo animale? Per portare lei, la madame. E lei dice, ma non ci penso neanche. E con passo veloce andava e camminava ancora prima del guardiano, che era stupefatto nel vedere una donna così piena di vigore, piena di entusiasmo. Arriva e chiede subito di entrare nel tempio. E il guardiano gli dice, ma adesso è vietato e buio, io ci voglio andare lo stesso. E così per la prima volta Om Seti entra in quello che era il luogo dei suoi sogni. Detto, chiedetemi quello che volete. E in effetti, all'interno del tempio, al buio, l'ispettore gli chiede, dimmi dov'è la cappella delle sacre barche di Amon. E lei si dirige proprio sicura davanti al luogo richiesto. Un'altra domanda, vai nella cappella di Osiride. E lei lo stesso, tranquilla e sicura, sembrava proprio si ritrovasse a casa sua. A questo punto non hanno avuto più dubbi. Om Seti conosceva veramente questo luogo dei suoi sogni. Non più legata alla grazia, alla leggerezza, ma alla purezza delle linee. Sembra trarre la propria energia da un'immensa antichità e da un'intelligenza destata. L'Osirion è un luogo sacro e lì dove riposava la testa di Osiride. Questo luogo è stato spesso visitato da Om Seti, e ha curato moltissime persone con l'acqua sacra dell'Osirion.
un bambino di un medico del villaggio di El Arab al-Makfuna, che aveva una febbre altissima e non passava, così come i bambini non solo del villaggio delle vicinanze, ma tutti quanti nei dintorni di Abydos si riferivano a Ommeseti come alla donna che poteva curarli con quest'acqua sacra dell'Osirio. Tempio di calcare bianco, esisteva un giardino colmo di fiori profumati, all'interno del quale c'era uno stagno con dei fiori di loto. Passeggiava di lì Bentreshit era una sacerdotessa del tempio del Dio, era dedicata al culto di Iside, stava cantando una canzone dolcissima che attirò Seti I, il potente sovrano, che trovandosi nei pressi del giardino, penetrò all'interno per chiedere a questa fanciulla chi era e che cosa facesse lì. Lei raccontò appunto che era un'orfana, che il papà era Tebe e che si era dedicata al culto della dea. Il re fu affascinato da questa ragazza e lei lo era ancora di più. Ebbero vari incontri, finché non mangiarono l'oca non cotta. Mangiare l'oca non cotta significava nell'antico Egitto mangiare il frutto proibito, e questa è stata la grave colpa di Bentreshit, ed è per questo che fu severamente punita dal grande sacerdote Amter. Ma lei, nel suo grande amore per Seti, non volle rivelare il nome del sovrano, per cui fu severamente punita per questo. Che rapporto c'era tra questo sogno fatto 3.000 anni fa e raccontato dalla stessa Om Seti e la donna inglese che poi è arrivata in Egitto ed è vissuta, è morta ed è sepolta ad Abydos? Tutti si possono fare delle domande. Tantissime persone l'hanno giudicata come una visionaria, una donna che raccontava tante storie. Per chi ama questa terra, lei è stata ed è ancora, perché ci accompagna, un canale verso la verità. È vero che i suoi sogni, la sua storia ci fa viaggiare attraverso lo spazio e nel tempo, ma sicuramente porta la nostra anima più vicino alla magia, alla spiritualità, alla delicatezza, a tutto quello che fa di Abydos un luogo di sogno. Aver festeggiato i suoi 77 anni con un grandissimo sorriso con gli amici di Luxor che la contornavano, ed è stata sepolta ad Abydos vicino al suo tempio. Noi dobbiamo a Paolo Renier veramente un dono grandissimo di aver fatto rivivere per noi un luogo di sogno, di aver saputo imprigionare in queste fotografie, così come diceva Om Seti, visitate il tempio a ogni ora del giorno, perché a ogni ora del giorno, con la luce diversa, questi rilievi assumono
un particolare effetto, e Paolo ha saputo non solo imprigionare questi sentimenti, ma a dar loro la vita dell'anima. Sembra un Osiride vegetante. L'Osiride vegetante era uno dei misteri osiriaci che avvenivano nei pressi dell'Osirion, e Paolo, come un Osiride vegetante, ha ridato a noi questa speranza di far vivere nei nostri cuori un luogo sacro come Abidos.